Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video esperimento perché ho ordinato quei rossetti che hanno il fiore all'interno. Sicuramente ne avete già sentito parlare, quelli che sembrano trasparenti, ma poi nel momento in cui li mettete sulle labbra diventano tutti colorati. Io ero incuriosita da questa cosa, soprattutto dopo che ho provato il lip gloss di Kiko, quello che reagisce a seconda del pH delle labbra. Vi lascio magari il video nelle schede se non lo avete visto. E dopo aver provato quello, mi è venuta la curiosità di provare anche quello che ha il fiore all'interno. Mi è arrivato all'interno della scatolina. Io in particolare ho preso il numero G110 e l'ho comprato su Amazon. E sulla scatola ci sono proprio le diverse tonalità, quindi si comincia dalle labbra, diciamo, più chiare, poi via via che passa il tempo dovrebbe inscurirsi sempre di più. Io adesso sono senza rossetto perché volevo proprio provarlo con voi. Intanto devo dire che il packaging è molto carino perché arriva comunque così, con questo packaging un po' tipo pietra di diamante, diciamo, perché ha tutte queste sfaccettature un pochino particolari, e il rossetto all'interno si presenta in questo modo. Vedete che, spero che riusciate a vederlo bene, vedete che ha un fiore proprio all'interno. Io ho preso questa tonalità che dovrebbe essere tendente al fucsia, però adesso lo andiamo a provare insieme. Io me lo metterò sulle labbra, quindi qua con voi, e vediamo che cosa succede. Adesso, come vi dicevo, sono senza nulla sulle labbra, ho messo soltanto appena appena un po' di burro di cacao perché avevo le labbra un po' secche, ma incolore, quindi assolutamente sono al naturale. Vediamo cosa succede mettendo il rossetto. Ok, ho messo il rossetto, adesso mi sembra che non stia ancora accadendo nulla, sono ancora trasparenti, io qui ho lo specchio, do appunto un'occhiata ogni tanto, tanto per vedere che cosa succede, come cambia, però mi sembra che per il momento siano ancora rosate, anche se devo dire che mi sembra che comunque abbiano preso un tono leggermente superiore rispetto a quello che è il mio colore naturale delle labbra, che è comunque abbastanza pallido, diciamo tendente al pallido. E dovranno sicuramente passare un po' di minuti prima comunque che prenda, diciamo, questa tonalità del fucsia, ma vediamo insieme cosa succede. Io avevo visto dei video di tante ragazze che hanno provato appunto questo rossetto, ce ne sono di diverse tonalità perché comunque c'è il fiore, mi sembra arancione, c'è il fiore sul verde. Io ho scelto questo fiore qua che è appunto quello tendente all'arancione, ma che poi sulle labbra dovrebbe diventare un fucsia. Quindi insomma ho scelto questo fiore che devo dire era anche quello che mi piaceva di più poi all'interno. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Si presenta proprio in questo modo. Il rossetto è trasparente e poi vedete che all'interno c'è un fiore. Adesso io ho il rossetto sulle labbra da un minuto più o meno e ancora le mie labbra sono comunque di un colore molto molto naturale. Sono curiosa di vedere che cosa accade quando sarà passato comunque un po' di tempo, perché vedete che sulla scatola c'è proprio questa scaletta, diciamo, si comincia con un colore più chiaro e poi dovrebbe diventare così in teoria, quindi dovrebbe inscurirsi molto, cosa che per il momento non mi sembra stia accadendo, ma noi attendiamo pazientemente, vediamo che cosa succederà. Sono passati quasi 6 minuti, quindi io ho chiuso la telecamera perché non vi volevo tenere qua 6 minuti così a fare delle chiacchiere inutili. E devo dire che non è cambiato nulla, quindi quello che prometteva la confezione, quindi questo cambiamento di colore con questo fucsia che doveva esserci alla fine della posa sulle labbra, diciamo, assolutamente non è accaduto. Quindi direi che si tratta di un bel flop. Quindi questo è un rossetto che più o meno è simile a quello di Kiko che reagisce in base al pH delle labbra, quindi le labbra rimangono rosate, sicuramente morbide perché le labbra sono morbide, quindi su quello niente da dire perché le tiene morbide e le idrata.
però la colorazione resta comunque molto molto naturale, quindi si tratta di un rosa naturale, sicuramente non di un fucsia acceso come promettevano appunto le indicazioni. Quindi ragazzi, ho acquistato un rossetto che in realtà non fa questa magia di cambio colore. È un flop perché io comunque pensavo che sarebbe diventato un bel fucsia acceso e l'avevo preso apposta perché comunque mi piaceva l'idea di questo rossetto trasparente che poi invece diventava super colorato, ma così non è perché comunque le mie labbra sono un pochino più rosate, ma hanno sempre comunque un colore molto molto naturale. E mi dispiace, devo dire la verità, perché tutti i video che ho visto io invece facevano vedere un rossetto che una volta messo, dopo pochissimi secondi, colorava le labbra in un modo super acceso e questo mi aveva colpito. Devo dire che tutti i video che ho visto io presentavano una confezione rossa, cioè il packaging era rosso. Io ho preso una marca probabilmente inefficace, una marca diversa. Però le recensioni erano comunque positive, quindi l'ho acquistato perché le recensioni che ho letto su quella marca erano tutte positive, altrimenti non l'avrei acquistato. E quindi è probabile che dipenda magari da questo fatto, ho preso una marca diversa rispetto a tutti i video che ho visto e quindi questa marca non ha funzionato e non mi è andata bene. Resta comunque un bel rossetto dal punto di vista del packaging perché comunque è carino, resta un burro di cacao abbastanza valido perché le mie labbra comunque sono molto morbide, le sento molto idratate ed ha una leggera colorazione naturale. Quindi se volete un burro cacao che reagisce solo leggermente, che vi lascia le labbra idratate, vi dà un rosato naturale, sicuramente va bene. Ma se state cercando un rossetto che faccia questa magia di colore, quindi parta da un naturale, diventi poi un fucsia, questo non è stato il mio caso, non questa marca comunque. Poi magari se ne avrò voglia proverò altre marche in futuro e vedrò che cosa succede. Ma per il momento purtroppo mi dispiace, a malincuore devo mettere un pollice in giù. Io vi do appuntamento alla prossima, vi invito a scrivermi nei commenti se magari voi avete provato questo rossetto di altre marche e se con voi ha funzionato, quindi raccontatemi magari le vostre esperienze. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi aspetto alla prossima e vi mando un bacio enorme.